Allora, nel rumore di fondo tipico e gioioso che insomma è l'imminenza di un vernissage, noi incontriamo Mario Soave, che è il protagonista di questa mostra, che ha per titolo proprio la forza e la suavità della pittura. Oh, verrebbe facile pensare che una trasmigrazione un po' della città natale, la forza da Forte dei Marmi, città natale appunto del maestro, e dal cognome Soave, quindi Soavità. Ma non è solo questo. In realtà, dai quadri di Mario Soave si evince proprio questa forza espressiva del colore abbastanza imprimente, e la soavità invece del paesaggio, sempre molto poetico, molto rasserenante. Oh, è una scelta questa dell'ultimo periodo, oppure il paesaggio l'ha sempre attratta? No, questa non è assolutamente una scelta dell'ultimo periodo, ma una scelta che da 30 anni a questa parte sto portando avanti con una ricerca particolarissima basata sulla luce e quindi sull'atmosfera cromatica. Quindi è il colore che domina, che è dominante nel mio lavoro, e quindi io mi muovo solo e esclusivamente su questo rapporto fra me e la luce. Come infatti, non a caso, l'originalità anche di questa mostra è data dal fatto che vi sono 30 dipinti, 30-30 di formato, eh? Quindi sembrerebbero piccole tavole in tela dipinti, e alcuni dei quali sono ripetuti in luce diversa, in atmosfera diversa, cioè. Esattamente, cioè questo significa che il mio lavoro è basato sulla luce, cioè sull'attimo fuggente. Vuol dire che lo stesso paesaggio, la stessa inquadratura, tecnicamente parlando, viene in vari modi sviluppata in diverse atmosfere, notturno, solare, crepuscolare. Quindi questo per far notare che lo stesso paesaggio, lo stesso taglio, la stessa scelta di identificazione muta nel suo divenire, cioè vuol dire mano a mano che il tempo passa, lo stesso paesaggio muta e addirittura diventa differente dal precedente. Quindi questo lo rende addirittura vivo, quindi ogni opera ha la sua soggettività. Oh, ma chiediamo anche a Miriam Peluso, direttrice della Galleria delle Muse, come ha fatto a riportare qui Mario Soave, che è appunto reduce da alcune esposizioni, diciamo, del Sollevante in sostanza, no? Ha esposto, mi diceva, l'anno scorso appunto a Pechino e a Shanghai. Adesso lo abbiamo a Cosenza, Miriam Peluso, e lo abbiamo per la terza volta, sempre merito della Galleria dei Muse, ma la Galleria delle Muse lo sappiamo bene che insomma, si identifica con la vulcanica direttrice Miriam Peluso. Ciao caro, in realtà questa domanda ha una risposta precisa. Che cosa l'ha portato qui? Una grande amicizia. In realtà noi ci conosciamo da 10 anni. Le due mostre precedenti sono state due mostre più o meno ravvicinate, anche se a distanza di qualche anno. Su questa abbiamo dovuto attendere perché il maestro è andato altrove. È importante che non si è dimenticato di Cosenza, non si è dimenticato della gallerista. E da questo momento in poi, adesso invece so che per un momento, preso un momento di pausa, di riflessione dall'Oriente, dove naturalmente ritornerà e sarà di nuovo di casa, adesso dovrà prendersi un impegno gravoso perché a questo punto la sua presenza deve essere costante. E soprattutto mi deve sostenere, mi deve creare delle opportunità nel campo pittorico, visto che lui ha un mare di relazione. E forse grazie a lui porteremo delle cose veramente spettacolari. Naturalmente a questo punto non posso dire già di che cosa si tratta, però ci stiamo lavorando, perché ritengo che questo incontro con gli artisti siano anche dei veicoli, cioè delle strade da percorrere insieme e far sì che possiamo, come dire, rubargli le sue amicizie, le sue conoscenze, io gli offro le mie, però questo è un beneficio, un bel ritorno per tutta la città. Grazie.
Io direi che uno scambio di opportunità, come un interscambio culturale deve essere, tutto sommato. C'è sempre un baratto più che un'invasione, no? C'è sempre un baratto. Senz'altro il maestro Soave, nella sua esperienza appunto in Sollevante, avrà tratto senz'altro dei benefici di conoscenza e di cultura. Chiaramente sì, anche perché in effetti noi italiani, chiaramente la nostra cultura è sicuramente invidiata e invidiabile in tutto il mondo, però ciò non toglie che un paese come l'Oriente o il Sud America o Nord America eccetera, culturalmente abbiano altro tipo di preparazione o meno, però sempre con grande attenzione e con grande rispetto. Io direi che Shanghai in modo particolare e Pechino mi hanno colpito in modo particolare per la sua condizione, diciamo, umana sotto questo aspetto, e culturale principalmente, poi anche sotto l'aspetto tecnologico sicuramente avanzatissimo. Per cui questa cosa... Però malgrado queste sue frequentazioni internazionali non ha abbandonato il soggetto prevalente nelle sue opere, che è appunto il paesaggio toscano. Ma d'altronde il paesaggio toscano è talmente variegato, talmente bello, che direi non ci sarebbe bisogno di cercare altrove. Ma principalmente direi che gli inviti che mi sono stati fatti in altri paesi, proprio per questa caratteristica, cioè la necessità di vedere, di essere rappresentata la Toscana, perché volevano e vogliono questo tipo di mondo, conoscerlo sotto questo aspetto, artisticamente, anche da un punto di vista poetico. È ovvio che... E lei ha contribuito tantissimo, ritengo, in questo. E la peculiarità, ripeto, di questa mostra sta nel fatto che i 30 dipinti sono tutti di formato 30x30, sono delle tavolette quadrate e addirittura alcune delle quali possono essere inserite in un puzzle dove si amplia il paesaggio. Ecco, questa è un'altra bella diciamo performance, nel senso che invita proprio lo spettatore, il visitatore, ad una emozione duplicata, addirittura a volte anche triplicata. Certo, certo. In effetti questo tipo di lavoro è stato concepito principalmente per una ricerca formale e progettuale. Cioè, cosa significa questo? Che queste non sono piccole opere fino a se stesse, ma sono in visione di eventualmente opere che rappresenterò e che ora in parte ho già rappresentato. Quindi sono particolari di opere di grandi dimensioni. Quindi io non ho fatto altro che fare un lavoro piuttosto attento, quindi è molto importante questo tipo di lavoro che ho fatto, perché principalmente è un seguito alla opera che poi dopo verrà rappresentata in maniera esplicata in maniera più grande. È la prima volta che sperimenta questo formato per produrlo in una mostra pittorica? Diciamo che sotto questo aspetto è la seconda esperienza, perché già l'anno scorso in precedenza ho presentato una mostra di questo tipo in una galleria molto importante a Milano e erano infatti 30 opere 30-30, quindi diciamo che questa è un continuo di un'esperienza già fatta in precedenza, però chiaramente in maniera sicuramente contenuta. Non è che poi adesso la prossima mostra probabilmente sarà rappresentata su altri formati, anche per dare la giusta importanza a quello che un'esperienza senz'altro coronata da successo, se no non l'avrebbe ripetuta, in sostanza, questo è chiaro. Poi troneggia in galleria il quadro Master, che lo chiamerei io, e questa distesa di papaveri è veramente eccezionale, è un'esplosione di colore su base rosso, ma io non penetro nel tecnicismo appunto del critico d'arte. Mi fermo ad essere solo un giornalista, ma sono anche un semplice visitatore che sa ancora emozionarsi davanti ad un'opera che esprime da sé tutta la poesia e tutta l'emozione. Io devo riconoscere che il maestro Soave in questo è un gran maestro. Io la ringrazio per la sua giusta attenzione al mio lavoro, ma la cosa fondamentale che io ripeto sempre in continuazione, in ogni occasione che mi viene concessa, dico sempre che un quadro, per quanto deve essere un quadro, un'opera d'arte, deve dare un messaggio emotivo. Quindi questa è la cosa primaria del mio lavoro. A volte ci riesco di più, a volte di meno. In questo sono assolutamente d'accordo, anche perché le posso dire in tutta onestà
perché non mi sono fermato mai ad intervistare autori che non siano riusciti in qualche modo ad emozionarmi. Questo è, vabbè, insomma, ecco, questo mestiere riserva anche una parte di passionalità che uno deve discriminare, eccetera, eccetera. Allora, l'ultima battuta la diamo alla direttrice della mostra, Miriam Peluso, per darci una brevissima e sintetica anticipazione. Quanto dura l'esposizione e quale sarà velocemente la prossima tappa? Allora, appena terminata questa simpaticissima intervista, passiamo alla proiezione di un video che sarà veramente una cosa eccezionale, che il maestro ci ha gentilmente portato, l'aveva mandato in video quando è andato in Cina. Quindi ci saranno belle sorprese, mi auguro che, anzi aspetta anche tu, così lo vedrai, poi vediamo se è il caso di inserirlo in appendice al tuo bellissimo intervento. Dunque questa sera, come si è già capito, c'è l'inaugurazione del vernissaggio che avrà termine il 28 febbraio. Poi nel corso di questa mostra, mi piace anche dirlo, perché il 23 febbraio avrò ospite il professore Marcello Zanard, che parlerà sulla bellezza nell'antichità, Platone, Aristotele, quindi sarà anche un modo per invitare già in anticipo i nostri ospiti per una conversazione in galleria. E in questo contesto potranno continuare a gustarsi la mostra del nostro amatissimo Mario Soave. Grazie. Signori, un saluto ancora al maestro Soave, che ospitiamo qui a Cosenza. A voi tutti, arrivederci al prossimo appuntamento d'arte.